Buonasera a tutti, buon pomeriggio e benvenuti e grazie di essere qui. Allora, quando Tina mi aveva chiesto aiuto per questo convegno, io ho accettato molto volentieri, perché di queste problematiche me ne occupo ormai da tanti anni e se ne parla tanto, ma di fatto poi si fa ben poco. E purtroppo la famiglia continua a vivere, la famiglia e il paziente continuano a vivere una condizione di isolamento sociale e assistenziale. Quindi ben vengano iniziative che spingano a stigmatizzare la problematica utilizzando la cultura della solidarietà e delle relazioni. Cominciamo il pomeriggio con l'inquadramento della malattia. La presentazione mi è venuta un po' lunga, vi chiedo di avere la pazienza di ascoltarla, ma c'erano tante cose da dover comunicare, soprattutto per informare. Perché? Perché è una mia idea, ma è una richiesta da parte dei familiari di essere informati sulla malattia. E quando arriva la malattia crea delle situazioni devastanti. Il primo passo per affrontarla in maniera con equilibrio e con serenità è conoscerla, in modo da affrontarla nel migliore dei modi. E quindi simbolicamente varchiamo la soglia della demenza per andare a conoscerla un po' meglio. Allora, dal punto di vista letterario e poetico, la demenza mi è piaciuta la definizione di Nicola Spa, che è un ladro di cuori, di anime e di memorie. Effettivamente la demenza è un ladro. È un ladro perché? Perché ci porta via la persona che conosciamo e alla persona porta via le proprie memorie, i propri sentimenti, la propria personalità, le proprie emozioni, fino a portare a non riconoscere la persona che abbiamo davanti e molto spesso allo stesso malato che non si riconosce, con un'esperienza drammatica. Dal punto di vista invece scientifico, la demenza è una sindrome clinica che colpisce le aree del cervello che sono deputate alle funzioni cognitive superiori, quelle funzioni che ci permettono di avere una consapevolezza di noi stessi e dell'ambiente esterno e che ci mettono in relazione tra noi, con gli altri e con l'ambiente. Queste funzioni sono rappresentate dalla memoria, il pensiero, il ragionamento e la capacità critica. Queste funzioni vengono alterate da questo processo degenerativo in maniera tale che va ad interferire, vengono ad essere alterate tutte le capacità sociali, relazionali del soggetto e il paziente malato diventa totalmente incapace di svolgere qualunque atto della vita quotidiana e diventa dipendente dal familiare. Ma di demenza non ce n'è una sola, infatti parlo di demenze. Sono tante le cause di demenza, sono state individuate più di 100 cause di questa, che possono determinare questa patologia. Alcune sono anche reversibili e quindi regrediscono con l'eliminazione della causa sottostante. Ma la causa principale, come potete vedere, è la causa principale di demenza è la malattia di Alzheimer, che da sola rappresenta il 60% di tutte quante le forme di demenza. Seconda viene per ordine di frequenza la demenza vascolare. Andiamo a vedere quindi questa malattia. La demenza è un processo degenerativo che determina la distruzione lenta di tutte le cellule cerebrali, i cosiddetti neuroni, determinando una atrofia del cervello, cioè il cervello si rimpiccolisce e potete vedere lì c'è un cervello normale, quello è un cervello malato di Alzheimer, cioè il tessuto, il cervello perde tessuto e si rimpiccolisce. Che cosa determina la morte dei neuroni? È determinata dall'accumulo di queste due proteine, la beta amiloide che si accumula fuori dalla cellula e la proteina tau che si accumula dentro la cellula. Le potete vedere, sono delle forme al microscopio, quelli sono in celeste, sono i grovigli di proteina tau, mentre in arancione sono le placche di amiloide. Queste due proteine che cosa provocano? Impediscono, interrompono tutti i contatti tra i neuroni, impediscono il funzionamento del corpo cellulare e la cellula muore. Ora, che cosa però innesca nei pazienti con Alzheimer la produzione di beta amiloide e di proteina tau? Non lo sappiamo. Quindi fino ad oggi la causa originaria
è misconosciuta, però sono stati individuati dei fattori di rischio. Fattori di rischio che vengono classificati in non modificabili e modificabili. I fattori di rischio non modificabili sono rappresentati dall'età, dalla storia familiare e dalla genetica. A tutt'oggi il principale fattore di rischio per la demenza è l'età. Dopo i 65 anni la probabilità di ammalarsi di demenza aumenta in maniera vertiginosa. Vedete, quelle sono le fasce di età e quella è la probabilità di ammalarsi. Dopo i 70 anni aumenta in modo importante e vi faccio vedere la questa è una curva di prevalenza delle demenze, cioè i casi di demenza per fasci di età. Potete vedere che a 60 anni, 65 anni sono ancora pochi i casi, ma dopo i 75 anni la curva si impenna, cioè c'è un aumento esponenziale dei casi di demenza. Quindi questo non vuol dire che l'invecchiamento è sinonimo di demenza, vuol dire soltanto che la malattia è età correlata e quindi andando avanti con l'età aumenta il nostro rischio di ammalarsi. Gli altri fattori non modificabili sono rappresentati dalla storia familiare, la familiarità e dalla genetica. Molto spesso noi riceviamo domande se la malattia è ereditaria o meno, soprattutto i familiari si preoccupano. Dobbiamo dire che soltanto un 5-7% delle forme di demenza sono ereditarie e sono legate a delle modificazioni cromosomiche, ma sono riconoscibili perché sono delle forme ad esempio molto precoci. Tutto il resto sono forme sporadiche. Quello che possiamo ereditare è una predisposizione, cioè un familiare che ha un parente di primo grado ammalato di demenza può avere una predisposizione aumentata del 10-30% rispetto ad un'altra persona che non ce l'ha, ma non significa che ci si ammala, soltanto che c'è una predisposizione maggiore ad ammalarci. Sono stati invece individuati dei fattori di rischio modificabili, modificabili perché sono condizionati da stili di vita e da patologie, altre condizioni patologiche. Vedete che sono rappresentati dalla ipercolesterolemia, l'ipertensione, il diabete mellito, l'obesità, sono fattori di rischio cardio e cerebrovascolari e sono stati trovati però anche correlati con un'aumentata possibilità di ammalarsi di demenza. Gli altri fattori modificabili sono rappresentati dal fumo, dall'alcol, da una alimentazione scorretta, la sedentarietà, una scarsa attività fisica, una ridotta attività sociale, la depressione, ugualmente tendono a favorire la possibilità di avere una forma di demenza. E quello che invece voglio farvi notare è il basso livello culturale. Anche questo molti studi hanno dimostrato che basso livello culturale è strettamente correlato alla insorgenza di demenza. Perché? Perché è legato a un concetto di riserva cognitiva. Che cos'è la riserva cognitiva? È la nostra capacità, è la capacità del cervello di aumentare il proprio numero di neuroni e di dendriti mediante degli stimoli cognitivi adeguati. Cioè più noi stimoliamo il nostro cervello, più siamo esposti a interessi culturali, a studiare, a leggere, più aumenta il numero dei neuroni e delle sinapsi. Quindi il cervello riesce ad aumentare questo patrimonio neuronale, che è un fattore di protezione per la demenza, perché va a contrastare i neuroni che tendono a degenerare. Ora, se questo processo aumenta, parte dall'infanzia, noi arriviamo nella fase più avanzata della nostra vita con un bagaglio, se vogliamo dire, neuronale ampio, altrimenti rischiamo di avere un bagaglio minimo e quando subentra il processo neurodegenerativo noi abbiamo la comparsa precoce dei sintomi della demenza. Ma che cos'è importante in questo discorso della riserva cognitiva? E la scoperta recente è la possibilità che il cervello ha la possibilità di potenziare se stesso anche nelle fasi avanzate. Cioè non è detto che bisogna per forza agire dalla giovinezza. Anche in fase avanzata noi possiamo modificare, estendere la produzione di neuroni, di sinapsi e la produzione di aree cognitive. Quindi non c'è limite di tempo al cervello per poter
potersi potenziare, per poter aumentare la propria potenzialità. Questo è estremamente importante, perché significa che siamo sempre in tempo per poter cercare di modificare un processo degenerativo che potrebbe comunque essere in corso. E questo è alla base della neuroplasticità, che ovviamente è la base scientifica per la riabilitazione motoria e per la riabilitazione cognitiva, che di cui poi si parlerà in seguito. Ora, mentre noi non possiamo agire sui fattori modificabili, l'età non ce la toglie nessuno, la storia familiare non ce la può togliere nessuno, possiamo però agire sui fattori di rischio modificabili. E la comunità scientifica si è interrogata se c'era la possibilità di ridurre il rischio di demenza modificando questi fattori, e la risposta viene dalla Report mondiale dell'Alzheimer del 2014, che ha studiato proprio queste relazioni. E che cosa conclude questo report annuale? Che sì, è possibile modificare il rischio di demenza. Come? Modificando lo stile di vita. Cioè, noi possiamo essere artefici di questo minimo cambiamento modificando lo stile di vita, e che ha dato tre strategie questo report per modificare per ridurre il rischio. Allora, primo, ridurre, controllare le malattie cardiovascolari, cioè l'effetto, il ruolo dei fattori di rischio vascolare è importante, quindi controllare la pressione, il diabete, l'ipertensione e tutto il resto. Seconda strategia è quella di ridurre la infiammazione. L'infiammazione, i processi infiammatori hanno un ruolo importante nell'attivare la neurodegenerazione. E come si riduce l'infiammazione? Si riduce mediante queste tre attività: dieta adeguata, ed è stata dimostrata la dieta mediterranea ancora essere la migliore nel mondo, la restrizione calorica e l'attività fisica. Questi tre elementi agiscono riducendo i processi di infiammazione a livello cerebrale, e poi aumentando la riserva cognitiva mediante stimolazioni cognitiva, e soprattutto quello che è importante da quello che è emerso: stimolare le relazioni sociali, cioè vivere la socialità, ecco, interventi, partecipare a convegni, vivere delle relazioni sane, delle relazioni soddisfacenti, il ballo, il teatro, il cinema, hanno dimostrato avere degli effetti positivi e potenzianti i neuroni, la possibilità di estendere il numero di neuroni e di sinapsi. Questo è estremamente importante ed è stato dimostrato, non lo diciamo tanto per dire, ma una pubblicazione sull'Lancet, che è una rivista autorevole, ha dimostrato per la prima volta nella storia della epidemiologia che mettendo in atto questo tipo di strategie è stato possibile prevenire per la prima volta, ripeto, un caso di Alzheimer su tre. Quindi è importante, è uno studio epidemiologico che ha mostrato per la prima volta una inversione di tendenza, e come? Agendo su questi parametri. Quindi il messaggio oggi importante è che possiamo essere artefici di un minimo cambiamento. Ovviamente non stiamo parlando di risoluzione, ma sicuramente possiamo fare qualcosa per ridurre il rischio che abbiamo con l'avanzare dell'età. Passiamo alla malattia. Allora, la malattia è lunga. La malattia inizia molti anni prima che compaiono i sintomi. La malattia, ormai anche gli studi hanno dimostrato che esiste una lunga fase preclinica che può durare anche 10 anni, durante i quali non ci sono manifestazioni cliniche, ma ci sono le manifestazioni biologiche, cioè si stanno accumulando nel cervello del soggetto la beta amiloide e la proteina tau, che però non dà segno di sé fino ad un certo punto, quando compare quella fase precoce in cui iniziano i primi sintomi, i primi disturbi di memoria, le prime stranezze, che purtroppo molto spesso vengono ignorate, non gli viene data la giusta importanza e quindi passano inosservate. Arriviamo al momento della diagnosi, quando invece abbiamo già una condizione clinicamente avanzata, quindi arriviamo abbastanza tardi nel momento del fatto
fare la diagnosi. E quello che oggi noi e la diagnostica ci permette di farlo, e lo vedremo dopo, abbiamo la possibilità di poter spingere la fase di diagnosi verso questa parte più antecedente, più precoce della malattia. Dal punto di vista clinico, la malattia di Alzheimer coinvolge la sfera cognitiva, la sfera del comportamento e la sfera funzionale. Ora, i primi sintomi sono sicuramente ad esordio cognitivo. Più delle volte, ci sono delle eccezioni, ma più delle volte il paziente inizia ad avere disturbi di memoria. Il disturbo di memoria è una memoria recente, il paziente non riesce a fissare le nuove informazioni, dimentica facilmente quello che ha fatto e si trova in uno stato di confusione al momento. Piano piano poi cominciano a ritroso a venir meno anche i ricordi un pochino più antichi, e questo è quello che poi molto spesso noi pazienti sono teneri, perché quando arrivano dicono: ma io mi ricordo tutto, io mi ricordo di quando ero giovane, di quando avevo tante cose. Giustamente ricordano, perché la memoria antica va via dopo molto tempo, però il problema è poi che non ricordano quello che hanno fatto il giorno prima o addirittura la mattina prima. In questa perdita di memoria che va a ritroso, cioè il paziente perde man mano a ritroso i ricordi, che cosa succede? Succede che si trova in un certo punto in cui comincia a confondere i ricordi antichi, vengono contestualizzati al momento attuale, per cui riemergono, e chi ha un familiare di Alzheimer lo sa, cominciano a riemergere i genitori che non erano morti, i fratelli o persone che non ci sono più, comincia a chiamare il marito papà o la sorella o la figlia mamma, non perché è un problema che il paziente ha cominciato a vivere una realtà diversa, cioè vive un tempo mentale che non è più quello cronologico, e questo crea molta confusione e crea anche molta destabilizzazione nei familiari. Purtroppo però è un processo che si verifica abbastanza spesso. E un altro processo, un altro elemento che è tipico per chi ha questa esperienza dei malati Alzheimer è il ritornare a casa. Non so se qui ci sono familiari che hanno dei pazienti ammalati, a un certo punto della malattia compare l'ossessione di voler tornare a casa, perché la casa è la casa dell'infanzia, è la casa che loro ricordano della loro giovinezza e ha un valore anche di sicurezza. A volte io lo dico ai pazienti: non serve dire non è vero, questa è casa tua, perché loro vivono un ricordo diverso e vivono anche una condizione di disagio, quindi quel ritornare alla loro casa è anche una condizione di cercare una serenità, una tranquillità che dentro di loro non hanno. Ovviamente poi si perdono tutte le altre memorie procedurali. Altri sintomi sono la confusione temporale, i pazienti iniziano a avere difficoltà con le relazioni temporali, poi iniziano ad avere difficoltà con le relazioni spaziali, prima dall'esterno, e quando è grave i pazienti non riescono nemmeno ad orientarsi in casa. I disturbi del linguaggio sono frequentissimi e molto spesso possono essere anche l'inizio della sintomatologia. I pazienti non riescono più ad esprimersi, non riescono più a trovare le parole, hanno tanta difficoltà e si innervosiscono. E poi ci sono i disturbi dell'attenzione. Questo ve lo dico perché noi abbiamo una grande capacità di riuscire, noi siamo subissati di stimoli, ma la nostra capacità attentiva è tale che noi riusciamo a separare gli stimoli che non ci interessano da quelli che sono importanti. Lo facciamo in una frazione millimesima di secondo. I pazienti con Alzheimer non lo riescono a fare, quindi sono subissati da tutti gli stimoli che loro non riescono a comprendere qual è quello più importante, e quindi vanno in confusione. Perciò l'ambiente, il paziente deve vivere una condizione di tranquillità, di serenità, con pochi stimoli, proprio per aiutarlo a non entrare in confusione. I disturbi comportamentali sono l'altra componente del quadro clinico, compaiono in una fase un pochino più avanzata e sono rappresentati dalla aggressività. I pazienti a un certo punto possono essere aggressivi verbalmente e fisicamente, agitazione è esperienza comune di pazienti che tendono a vagabondare, a muoversi in continuazione, ad avere degli atteggiamenti continuamente ripetuti, e soprattutto un altro aspetto che sicuramente conoscete
l'agitazione del tramonto. Quando comincia a mancare la luce, i pazienti entrano in confusione e questo è legato ad un'alterazione del ritmo sonno-veglia. E poi possono esserci delle vere e proprie psicosi, i pazienti che cominciano ad avere le allucinazioni o hanno dei deliri, il parente che gli ruba le cose oppure il coniuge che lo tradisce con qualcuno. Sono tutti disturbi del comportamento che possono comparire. Però i disturbi del comportamento, al di là di quelli che sono, vi voglio sottolineare un aspetto. Più che disturbi cognitivi, i disturbi del comportamento sono una spia, fanno parte della malattia, ma molto spesso sono una spia di un disagio che prova il paziente. Disagio fisico, disagio emotivo e disagio ambientale. In che senso? Il paziente non riesce a elaborare le sensazioni che provengono dal proprio corpo. Molto spesso un disturbo del comportamento è semplicemente la modalità di comunicare che ha un dolore, che si sente male. Quindi questo lo dobbiamo tenerlo in conto, che molto spesso è come un bambino che se ha un problema piange, il paziente con demenza se ha un problema anche fisico cambia il proprio comportamento. Spesso i pazienti mantengono una loro capacità di consapevolezza delle proprie condizioni oppure arrivano a flash queste consapevolezze ed è lì che il paziente si deprime e non riesce ad elaborare questa sensazione di grande disagio emotivo e ha dei disturbi del comportamento. Ma la terza aspetto che è importante è che il paziente con Alzheimer è il riflesso della situazione familiare che vive. Una famiglia che non ha accettato la malattia, un caregiver che è arrabbiato, deluso, depresso, che è estenuato, trasmette queste sensazioni al paziente e quindi quel paziente in quell'ambiente familiare è un paziente a rischio per sviluppare disturbi del comportamento. Questo è importante perché molto spesso come medici noi andiamo subito a cercare di trovare la soluzione con il farmaco. Bisogna indagare qual è il motivo del disturbo del comportamento perché potremmo risolvere il problema con altre strategie che non siano quelle farmacologiche. Ovviamente il disturbo funzionale arriva in una fase più avanzata per cui il paziente perde la capacità di fare ogni attività della vita quotidiana. Chiaramente questi aspetti che vi ho illustrato si sviluppano nell'arco di 10 anni attraverso tre fasi, i tre stadi della malattia. Il primo stadio è lo stadio amnestico, quello che vi ho detto dove dominano i disturbi cognitivi. Il secondo stadio, quello più difficile da gestire, quello più lungo e più pesante, dove compaiono i disturbi del comportamento, arriviamo poi al terzo stadio che è lo stadio in cui il paziente non riesce più a camminare, non riesce più a parlare, non riesce più a deglutire e molto spesso viene istituzionalizzato. Volevo dirvi che la causa di istituzionalizzazione, oltre alle condizioni del paziente avanzate, sono i disturbi del comportamento. La prima causa che spinge un familiare a istituzionalizzare un paziente sono i disturbi del comportamento, quando non riesce più a gestirlo dal punto di vista comportamentale. La diagnosi. Allora, è importante la diagnosi. Purtroppo viviamo ancora una situazione di tempo in cui c'è un atteggiamento ancora nichilistico nei confronti della demenza. Non deve essere così, e quello è quello che io, il messaggio anche che voglio trasmettere. È importante fare diagnosi di questi diagnosi di malattia di demenza, perché oggi, alle soglie del 2020, e con gli strumenti diagnostici che abbiamo a disposizione, purtroppo ancora un 30% dei pazienti, lo dico, non vengono diagnosticati ed è grave perché la diagnosi, al di là dei trattamenti terapeutici, è importante per prendere in carico il paziente e questo è fondamentale. Quindi quando c'è un sospetto diagnostico, i 10 campanelli di allarme che vedete sul web girano in continuazione, o comunque se c'è un sospetto che un nostro malato possa avere dei disturbi, bisogna rivolgersi al medico di medicina generale. È il primo contatto con questa patologia ed è la porta di accesso a questo grande mondo della demenza, perché è fondamentale, ovviamente il medico di medicina generale riesce a individuare se il disturbo è semplicemente di tipo ansioso o depressivo o se ci sono degli elementi di rischio che possono far sospettare qualcosa di più e inviare il paziente quindi ai centri specialistici,
ai centri per i disturbi cognitivi e demenze, che sono riconosciuti e sono presenti sul territorio, dove vi è un'equipe multidisciplinare che mette in atto una valutazione di primo livello, che è costituita dalla storia, dai test, dagli esami e da una risonanza, e se necessario una valutazione di secondo livello. La valutazione di secondo livello si avvale di quelli che sono i nuovi strumenti di diagnosi per la demenza, che sono rappresentati dai biomarcatori. Che cosa sono? Sono degli strumenti che afferiscono alla medicina nucleare, al neuroimaging funzionali, e che ci permettono di vedere in vivo quello che sta succedendo al paziente malato, nel senso che mentre prima noi potevamo fare diagnosi certa e vedere le alterazioni di un soggetto di Alzheimer soltanto quando era morto, cioè a un'autopsia, ad un esame post mortem, noi con questi strumenti diagnostici, che sono rappresentati dalla PET FDG, dalla PET amiloide e dall'esame del liquor, possiamo evidenziare in vivo se ci sono degli elementi di degenerazione. Perché? Perché ci permettono di vedere la PET FDG, ci permette di vedere il grado di neurodegenerazione mediante il metabolismo del glucosio. La PET amiloide utilizza dei traccianti che si vanno a legare in quelle placche che avete visto e ci permettono quindi di vedere se il paziente, se il cervello del paziente ha o meno delle placche di amiloide. E il liquor ci permette, mediante la puntura lombare, di valutare il dosaggio della proteina tau e della beta amiloide. Quindi noi con questo strumentario diagnostico abbiamo la possibilità di migliorare l'accuratezza diagnostica, quindi siamo sicuri che quel paziente è o non è un malato di Alzheimer, e soprattutto ci permette di fare diagnosi precoce. Voglio farvi vedere questo grafico. Sono queste linee, sono i marcatori che vi ho detto: in rosso è la PET amiloide, in giallo è la PET FDG, l'esame del liquor. Vedete che rispetto alla storia della malattia questi esami si positivizzano in una fase molto precoce, cioè prima che iniziano la malattia. Quindi abbiamo degli strumenti che ci permettono non solo di fare diagnosi certa, di fare diagnosi precoce, e ci permettono anche di evidenziare i pazienti a rischio. È chiaro che non sono metodiche che possiamo utilizzare tutti i giorni, non possiamo, sono costosi, vanno assolutamente selezionati i pazienti ai quali sottoporle, però abbiamo la possibilità di migliorare in maniera importante l'accuratezza diagnostica dei pazienti con disturbi cognitivi. Molto spesso si dice: però una diagnosi precoce a che cosa serve se non c'è terapia? E questo potrebbe essere vero, ma in realtà la diagnosi è importante. Per certo dicevo che era importante non lasciare non diagnosticati i pazienti, perché al di là dei trattamenti quello che è importante è la presa in carico. Presa in carico significa seguire il paziente, seguirlo nell'evoluzione futura e affrontare insieme tutti i momenti che si possono verificare durante questa lunga storia di malattia, e quindi tenerlo sotto controllo è fondamentale. Ma poi è veramente, non esiste una terapia, è vero che non c'è una terapia, c'è molto scetticismo su questo aspetto, e credo che anche i miei colleghi un pochino lo siano scettici. In realtà credo che lo dobbiamo superare, questo scetticismo, nel senso che il concetto di cura nella malattia di Alzheimer è un concetto di cura diverso. Non possiamo pensare di porci di fronte a questa malattia con l'idea della guarigione. La malattia è una malattia inesorabile che non guarisce, però la possiamo trattare. Possiamo mettere in atto delle strategie che ci permettono di rallentare il decorso di questa malattia. E quali sono gli strumenti che abbiamo? Abbiamo degli strumenti farmacologici, i farmaci che vedete qui scritti, e abbiamo delle terapie non farmacologiche. Sono tutte le tecniche di riabilitazione cognitiva che, se integrate insieme alla terapia farmacologica, possono permettere di cambiare il decorso minimo ma possibile
possiamo quantomeno gestire il paziente, possiamo migliorare le sue performance, possiamo migliorare le abilità residue. E questo è dimostrato, questo è importante, e lo invito anche per i colleghi, è importante perché lo dimostra questa meta-analisi. Allora vi chiedo la vostra attenzione, la meta-analisi è un esame di tutti gli studi che ci sono al mondo che ha su un determinato aspetto, e questa meta-analisi ha valutato tutti gli studi che hanno utilizzato i farmaci inibitori delle colinesterasi. Vedete lì le tre curve sopra sono tutta la popolazione di pazienti che ha assunto le tre molecole che noi utilizziamo nei nostri CDCD. La curva in basso invece sono i pazienti che non hanno assunto nessuna terapia. La linea da 0 a 6 sono gli anni di osservazione di questi pazienti. Sulla linea verticale la DASCOG è la scala che valuta il deficit cognitivo. Da 0 a sopra valuta un miglioramento, da 0 in giù valuta il peggioramento. Ora io vi invito, sono studi di meta-analisi, quindi sono studi importanti. Guardate i pazienti che hanno assunto i farmaci, vedete, hanno avuto un minimo miglioramento, ma quello che vi invito a vedere non è miracoloso, non abbiamo guarito, ma i pazienti però dal punto di vista cognitivo mantengono le loro funzioni. A 5 anni non arrivano ancora al punto di partenza. Guardate invece i pazienti che non hanno assunto terapia, guardate come il crollo è immediato. Quindi questo significa che i farmaci non funzionano? No, secondo me i farmaci hanno una lieve efficacia, ma in ogni caso non è etico lasciare, alla luce di queste osservazioni, non è etico lasciare un paziente senza nessun tipo di terapia. Fanno poco, però quel poco lo fanno, e lo fanno in maniera assolutamente dignitosa. Che cosa c'è dall'altra parte? Che questi studi hanno dimostrato che associata alla terapia farmacologica la stimolazione cognitiva, le performance dei pazienti migliorano ancora di più. Quindi la combinazione terapia farmacologica e terapia non farmacologica è un aspetto che dobbiamo implementare nella gestione dei nostri pazienti. Il futuro è recentissimo. È del 25 ottobre la notizia che l'FDA, la Biogen, ha proposto all'FDA l'approvazione di questo farmaco. È un anticorpo monoclonale che va ad eliminare i depositi di beta amiloide e ha dimostrato di avere un'efficacia nel decorso clinico del paziente con Alzheimer precoce. Quindi nel prossimo futuro, forse il prossimo anno, avremo modo di poterlo vedere. Quindi, in conclusione di questa prima carrellata, i messaggi che vi volevo mandare è questo: il diavolo è veramente così brutto come lo si dipinge? Sicuramente sì, rimane sempre un diavolo, la malattia rimane sempre inesorabile, rimane sempre una grave e pesante malattia, però ci sono dei tasselli positivi, dei barlumi di luce e di speranza che non devono mai far disperare, da affrontare la malattia con un, come diceva Tina, guardando non più il bicchiere mezzo vuoto, ma vedendo quello che ancora ci sta, quello che abbiamo e quello che possiamo ancora migliorare. Quindi prevenzione è possibile, possiamo cominciare anche da questo momento a cambiare le nostre regole di vita. È possibile fare la diagnosi precoce e quindi individuare situazioni a rischio e poterle seguire, poter mettere strategie di trattamento adeguate. E la malattia, è vero, non c'è una terapia, la malattia non è guaribile, ma sicuramente è curabile e trattabile. E questo è un messaggio, secondo me, molto importante. Io ci ho sempre creduto e continuo a credere in questi farmaci. Ora mi avvio alla conclusione. Ma quanti sono i pazienti con Alzheimer? Considerando che stiamo vivendo un cambiamento demografico importante, per la prima volta la popolazione anziana ha superato la popolazione giovanile, e considerando il problema dell'età potete vedere che aumentando in maniera vertiginosa la popolazione anziana sta aumentando notevolmente la malattia di Alzheimer. Oggi abbiamo 35 milioni, nel 2050 sono previsti 115 milioni di pazienti ammalati in tutto il mondo, praticamente un malato ogni 7 secondi. Quindi si
si configura una vera e propria emergenza socio-sanitaria ed economica che i governi dovranno affrontare, altrimenti il sistema imploderà. In Italia quanti ne abbiamo? Abbiamo 1 milione di casi, in Abruzzo 25.000 casi, secondo me è sottodiagnosticato. Noi valutiamo, sono dati non aggiornati, noi seguiamo all'Aquila, io lavoro all'Aquila, 2.500-3.000 pazienti ammalati di Alzheimer. Questi numeri sono importanti soprattutto perché parliamo di una patologia ad alto carico assistenziale. La demenza è la prima causa di disabilità e la causa più frequente di istituzionalizzazione. Carico assistenziale che grava, indovinate su chi? Sulla famiglia. L'unico soggetto nella cura, nella gestione, nella tutela del malato è la famiglia. Perciò questo congresso, questo convegno è importante, perché la famiglia va sostenuta, tanto che la famiglia, la malattia di Alzheimer è detta anche malattia familiare, cioè l'altra vittima della malattia è la famiglia, cioè si ammala tutto il nucleo familiare, con costi importanti, costi sociali. I caregiver molto spesso devono abbandonare il lavoro, cambiano mansione, questo sicuramente lo dirà la dottoressa, devono fare un lavoro part time. Questo che cosa comporta? Comporta costi economici, riduzione delle entrate, aumento delle uscite e poi soprattutto che cosa comporta? Comporta costi emotivi. La malattia esaurisce tutte le risorse psicologiche dei caregiver che diventano essi stessi dei malati. E quindi che dobbiamo fare? Non li possiamo lasciare soli, la famiglia non va lasciata sola, bisogna aiutarla. La solitudine è lo spettro più temuto dai familiari e come la possiamo aiutare? Qui interviene il territorio, interviene la rete, dobbiamo organizzare, cercare di organizzare, di realizzare una rete integrata dei servizi. L'unica cosa che possiamo fare è lasciare, dare alla famiglia, cercare di garantire dei servizi che possono aiutarla a sostenere la patologia. Quindi territorio, ospedale, domicilio, deve esserci una integrazione tra questi figure, cercando di trovare per ognuno di competenza gli strumenti, il servizio più adeguato, un centro diurno sul territorio, aumentare i numeri delle RSA. Per quanto riguarda l'ospedale, prevedere dei hospital quando i pazienti stanno male e non farli fare dei lunghi percorsi al pronto soccorso, ad esempio già questo sarebbe una cosa che uno potrebbe fare, percorrere dei percorsi di diagnosi diversa, il domicilio, i familiari vogliono mantenere il paziente al proprio domicilio e quindi sostenerla la domiciliarità, eventualmente forme di attivazione dell'assistenza domiciliare integrale, di servizi che ha al centro il paziente, con il ruolo del medico di medicina generale che deve fare da collante in tutta questa necessità di bisogni, per permettere alla famiglia di affrontare la patologia in maniera diversificata durante tutte le fasi della malattia e facilitargli l'ingresso. Questo era solo per farvi vedere come in una indagine dell'AMA era stato chiesto quali erano i servizi considerati di maggiore utilità. Vedete, i familiari chiedono centri medici specialistici perché hanno bisogno di punti di riferimento medico professionale e centri diurni. Il centro diurno è una semiresidenzialità che permette di mantenere il paziente al proprio domicilio, non istituzionalizzarlo, ma permette di sollevare il carico assistenziale del caregiver e permette di operare dei trattamenti non farmacologici che sono assolutamente importanti nel mantenimento di quella e stimolare la riserva cognitiva. È una azione, un servizio che ha ritenuto veramente di grandissima importanza. Voglio farvi vedere le RSA, sono all'ultimo posto, questo perché? Perché i familiari vogliono mantenere il paziente in casa, nello stesso ambiente, è fondamentale mantenere il paziente, lo capisce il familiare che vuole tenerlo, è chiaro che lo dobbiamo mettere in condizione di garantirgli l'assistenza a domicilio nel migliore dei modi e questo è un nostro impegno. La Regione Abruzzo ha recepito il Piano Nazionale Demenze ed è stato approvato proprio a settembre un percorso diagnostico terapeutico assistenziale che prevede un riordino di tutta la rete assistenziale dell'Alzheimer con un modello di gestione integrata e quindi
Abbiamo parlato di quello che potrebbe essere, che dovrebbe essere una rete ideale di servizi per gestire al meglio il paziente con demenza, ma noi che cosa abbiamo nel nostro territorio? Che cosa offriamo noi ai pazienti? Potremmo dire niente? Non è vero, non è vero che noi non abbiamo niente, perché ad un'analisi più approfondita anche il nostro territorio ha dei servizi, servizi legati alla libera iniziativa, legati alla buona volontà di chi opera nel servizio sanitario, anche servizi che sono legati al comune. Il problema dove sta? È che non sono messi in rete, c'è una disorganizzazione dei servizi, cioè questi servizi non comunicano e la disorganizzazione impedisce l'utilizzo di questi servizi da parte del paziente. Quindi è fondamentale, secondo me, cercare di fare una revisione e metterli in rete, coordinarli, perché così potremmo dare una informazione adeguata ai familiari. E quindi la speranza qui stasera è quello di iniziare, cominciamo dal basso, cominciamo da poco, mettiamo questo piccolo tassello e di questo grande puzzle che è il capitolo delle demenze. E parlando di speranza, vi voglio lasciare con questa frase, a me piace moltissimo, che è una frase di Sant'Agostino: la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose e il coraggio per cambiarle. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie dottoressa Patrizia. Intanto diamo il benvenuto alla dottoressa professoressa Sacco, Simona Sacco. Benvenuta professoressa. Ovviamente direttore della unità operativa dell'ospedale di Avezzano e docente dell'Università dell'Aquila. Benvenuta, se vuole accomodarsi con noi può avvicinarsi. E do la parola al dottor Lippa e al dottor Valletta, che ci parleranno, diciamo, da una prospettiva più legata alla medicina generale e di base o di famiglia, che sarà il primo contatto ovviamente della famiglia. Buonasera, grazie alla dottoressa per l'invito e volevo ringraziarla soprattutto per averci definito i medici della famiglia, perché per noi la famiglia è importante. È importante, basta aver ascoltato, sicuramente lo avete fatto con attenzione, la dottoressa Tucapane, e ha citato 4-5 volte il medico di famiglia e 20 volte il termine famiglia, quindi questa la dice lunga sull'importanza della famiglia. E per noi medici che facciamo parte di una società scientifica chiamata SINGE, che si interessa molto di queste problematiche, siamo disposti a cedere i nostri pazienti, che pure sono la nostra fonte di sostentamento, pur di riunire sotto la gestione di un unico medico le persone, perché le persone sono importanti. È importante poter gestire tutta la famiglia, non solo le singole persone. Se il medico è il medico di tutta la famiglia, sarà sicuramente avvantaggiato nella gestione di queste problematiche. Per quanto riguarda le patologie, i disturbi cognitivi e le demenze, in una fase iniziale sicuramente fra i professionisti il medico di famiglia, senza falsa modestia, è l'attore principale, ma è l'attore principale soltanto perché conosce il paziente, conosce la famiglia, se è il medico di tutta la famiglia, ed è sicuramente il terminale più facilmente raggiungibile per esporre qualsiasi problema. Non è facile porre diagnosi di demenza, come ha già accennato la dottoressa Tucapane. Non è facile, lo diciamo noi medici italiani, ma lo dicono anche medici europei, che hanno sintetizzato in un articolo scientifico che vedete alle mie spalle tutte le difficoltà che nelle varie nazioni sono state riscontrate per giungere a una diagnosi di demenza. Quali sono queste difficoltà?
Le difficoltà principali sono quelle che la malattia all'inizio non si presenta in modo eclatante, ma si manifesta con segni subdoli, segni sfumati che possono sfuggire se non c'è un'attenta valutazione. Poi il medico deve valutare non solo i sintomi classici che riguardano la perdita di memoria, ma, come è stato ampiamente detto, altri sintomi che riguardano la sfera cognitiva e quella comportamentale. E poi c'è un altro problema, è quello delle resistenze che a volte il paziente oppone a quanto il medico propone. Spesso i pazienti tendono a nascondere difficoltà che cominciano ad apprezzare anche loro, e a volte è proprio la famiglia che fa da supporto, che porta alla nostra conoscenza i sospetti che sono nati nell'ambito familiare di un comportamento comunque strano rispetto al passato. Quali sono questi aspetti, questi segni specifici? Sono già stati citati. Il paziente può cominciare ad essere indifferente, apatico, facilmente irritabile, scatta facilmente, può avere aspetti di depressione, euforia, ansia, instabilità emotiva, facile affaticabilità, aggressività verbale o fisica, una vocalizzazione persistente. In questa diapositiva lo ho raggruppato, ma già è stato fatto vedere molto bene dalla dottoressa, le varie forme di disturbi comportamentali legati alla demenza. D'altra parte, fare diagnosi precoce di demenza è importante perché dobbiamo rispettare la persona, dobbiamo darle la possibilità di fare delle scelte. Mi veniva in mente il discorso del testamento, per esempio. Una persona deve poter capire che nell'arco di non sappiamo quanti anni può perdere questa capacità decisionale, quindi dobbiamo supportarlo, dobbiamo renderlo consapevole di quella che sarà l'evoluzione della sua malattia e quindi dargli l'opportunità di poter fare scelte importanti. Inoltre, come è stato detto, una diagnosi precoce significa anche la possibilità di vedere aumentata di molto l'efficacia di alcune terapie farmaceutiche oggi disponibili. La diagnosi di precoce inoltre consentirà di individuare eventuali demenze di tipo reversibile su cui possiamo agire, quindi neoplasie cerebrali, ematomi, problemi tiroidei, iposodiemia, ipossemia, molte malattie respiratorie danno un abbassamento del livello di ossigeno nel sangue che possono mimare appunto situazioni di demenza, depressione, manie di persecuzioni, carenze vitaminiche, per le quali è possibile proporre quindi trattamenti farmacologici e non, ad esempio, proporre stili di vita e terapie riabilitative e cognitive. Quindi la fase di screening è chiaramente appannaggio del medico di famiglia. Quindi questa fase permette di formulare il sospetto diagnostico attraverso il colloquio con il paziente e i suoi familiari e individuare le principali cause che possono indurre il deficit cognitivo. Una volta formulato il sospetto diagnostico, è possibile utilizzare semplici strumenti diagnostici in grado di valutare nei pazienti ultra cinquantenni segni di deterioramento cognitivo, amnesie, disturbi del comportamento e alterazioni funzionali, ad esempio attraverso il CGCOM e l'MMSE. Ho portato un esempio di screening per la demenza appannaggio anche dei medici di famiglia. Non so, qualcuno di voi ha ricevuto mai questo screening a domicilio? Qualche medico di famiglia vi ha mai proposto una cosa del genere? Non esiste proprio. È semplicissimo e può aiutare molto nella diagnosi precoce. Non si fa nulla. Questo giro la problematica al nostro segretario provinciale di organizzare dei corsi di formazione anche per i medici di famiglia. Questa è la prima pagina e poi c'è una seconda pagina che è riservata all'intervista ai familiari, e questo ci permette appunto di anticipare in qualche modo il sospetto di diagnosi.
In caso di risultati compatibili con un problema di decadimento cognitivo, si può provvedere a un successivo approfondimento diagnostico, perché purtroppo ancora i tempi per avere un appuntamento non sono brevissimi, quindi per abbreviare questi tempi il medico di famiglia può intanto iniziare una serie di esami ematochimici, un elettrocardiogramma, un TAC encefalo, a cui poi, in attesa di avere i referti, far seguire l'invio ai centri di riferimento per la demenza. Per concludere, la demenza, facciamo un intervento molto breve perché la dottoressa ce l'ha chiesto di accorciare i tempi vista la sua... La prevalenza della demenza è sempre più in aumento con l'allungamento della vita media. Avete visto che la causa principale è l'età. Siamo tornati indietro. E l'impatto della non autosufficienza sulle famiglie rendono necessario pensare a un nuovo modello di gestione di questa patologia, a partire dai medici di famiglia, in collaborazione con gli altri operatori di servizi sanitari e sociali, per garantire una risposta adeguata alle necessità dei pazienti e delle famiglie. Quindi a questo scopo è importante sottolineare la necessità di una diagnosi precoce, torniamo sempre lì, di un approccio integrato multiprofessionale e la proposta di soluzioni alternative a quelle fin qui offerte dal Sistema Sanitario Nazionale, che andando nella direzione di una nuova domiciliarietà garantiscono il rispetto della dignità dei malati e sostengono le famiglie nel loro gravoso ruolo di assistenza. E ho terminato. Passo la parola alla dottoressa Fierro, che ci parlerà invece, ci inquadrerà la problematica da un punto di vista di caregiver e di burnout. Come aveva detto Patrizia, è vero che la malattia è del paziente, ma poi diventa un po' di tutto il sistema familiare. Grazie, buonasera a tutti. Allora, io parto un attimino da come nasce questa idea alla quale mi ha coinvolta la cara collega Tina. A un certo punto Tina mi contatta, mi dice: ma Federica, c'è questa problematica, forse ad Avezzano, nel territorio, premetto che non sono abruzzese, però vivo in questo territorio e quindi cerco di impegnarmi per renderlo più produttivo nei limiti del possibile. E ci siamo trovati ad affrontare questa tematica in due prospettive differenti. Tina lavora col paziente, è vero Tina, soprattutto col paziente insomma, che ha questa patologia d'Alzheimer, e io sono invece l'altra faccia della medaglia, ossia mi occupo di accogliere ed elaborare, quindi aiutare e sostenere la famiglia in questo percorso, perché appunto ne abbiamo parlato abbastanza di famiglia, il medico di famiglia, il neurologo che comprende anche qual è il ruolo della famiglia. Quindi io voglio con voi, non so se in sala c'è qualcuno che appunto ha parenti, cari, insomma persone vicine che hanno questa patologia, e vorrei, diciamo il mio obiettivo oggi è quello di arrivare a toccare qualche punto. Cercherò ovviamente di essere breve e di andare abbastanza veloce. Quindi, come è riportato nel titolo del mio intervento, il sistema familiare cambia. Cambia completamente, perché la diagnosi di Alzheimer, la diagnosi di demenza, porta a un vero e proprio tsunami, un terremoto emotivo in cui tutti i membri della famiglia, a partire dal coniuge, i fratelli, i figli, i nipoti, sono completamente travolti. E quindi in questo terremoto emotivo, in questo tsunami fortissimo, è difficile anche a volte mantenere ferme alcuni punti di riferimento. Quindi questo sistema familiare cambia e vi è un cambiamento, un'inversione dei ruoli. Chi si è trovato a prendersi cura appunto di un genitore malato di Alzheimer si diventa un po' il genitore del proprio genitore, e quindi si deve essere un po' disposti ad accettare quello che è appunto una naturale conseguenza delle cose. C'era quel detto famoso che dice: una madre può prendersi cura di 10 figli, ma un figlio non riesce, no, come 10 figli non possono prendersi cura di una madre. È quello che succede invece in questo tipo di patologie. Bisogna rendersi disponibili per quel genitore o quella persona, quel coniuge, quel caro che ha bisogno del nostro aiuto.
Cosa succede? Che il malato attraversa una perdita progressiva della propria identità. Quindi sicuramente il ruolo del figlio, di un coniuge, insomma, del caregiver, ossia colui che si prende cura della persona, è sostenere il più possibile il malato a riconoscersi nella propria identità e nell'identità di uomo, di padre, di donna, di quello che è stato fino a quel momento. Le emozioni, ovviamente, inutile dirlo, che sono potenti, sono di una fortissima intensità, ed ecco perché io voglio oggi dare voce nel mio piccolo a queste emozioni e ad entrare un pochino di più all'interno di quello che è davvero il sistema familiare e il sistema emotivo, perché poi, come mi pare la dottoressa accennava prima, le famiglie si trovano spesso isolate e si trovano isolate a vivere questo turbinio di emozioni dove non hanno la possibilità di trovare un'elaborazione, ma restano lì in uno spazio di incubazione che però non dà la possibilità a queste emozioni di essere poi elaborate, di essere gestite, di essere digerite. E quindi ovviamente la diagnosi d'Alzheimer porta a vissuti emozionali soggettivi e vissuti emozionali familiari. Iniziano tutta una serie di rinunce, restrizioni, un impegno costante e sentimenti di perdita. Il congiunto non è quello che era prima. Mio padre, mia madre, piano piano arriverà a non riconoscermi più, non sarà più il genitore che io ho conosciuto, perderà i valori, perderà la propria identità. Quindi questa è il trauma, è la ferita più grave, più profonda e più diciamo veramente importante che si trovano a vivere i familiari. Quindi che cosa accade in famiglia dopo la diagnosi? Sicuramente succede che questa diagnosi, che arriva a volte come un fulmine a ciel sereno, diventa la base, diventa il nucleo intorno al quale tutte le altre attività della famiglia e dei membri di questa famiglia ruotano attorno. Quindi c'è il paziente malato, ma prima ancora c'è il nome, c'è la demenza, c'è l'Alzheimer. Ricordiamoci che è vero che c'è l'Alzheimer, c'è la demenza, c'è tutta quella spiegazione medica che è utilissima per il familiare, però ricordiamoci che dietro quella parola Alzheimer c'è quella persona, c'è mio padre, c'è mia madre, c'è mio marito, c'è mio fratello, cioè c'è quella persona con quella identità. E quindi, come possiamo vedere qui, ovviamente il paziente malato attorno, insomma intorno a lui vengono concentrate tutte le attenzioni, quindi tutto il resto che fa parte della vita quotidiana, le amicizie, il lavoro, la famiglia nucleare, gli interessi personali, gli hobby e tutto il resto vengono estraniati, quindi vengono messi fuori da questo campo all'interno del quale appunto c'è il malato. E quindi, come dicevo prima, il figlio diventa proprio il genitore del proprio stesso genitore. O nel caso della moglie o di un marito si diventa comunque assistenziali, si diventa appunto una forma di un punto di riferimento per quella persona. E quindi si inizia a stabilire una particolare relazione diadica tra il paziente che è malato di una demenza o di Alzheimer e il caregiver. Una relazione diadica molto intensa, molto forte, che però diciamo è influenzata anche da quelle che erano le precedenti relazioni che quella persona aveva col parente che si è ammalato. Quindi all'interno di questo cambiamento strutturale del sistema famiglia succede che se prima le relazioni tra un genitore, ad esempio un figlio, erano delle relazioni conflittuali o c'erano delle problematiche latenti di cui non si era mai parlato, non si era mai arrivato ad aprire quelle problematiche, con queste malattie che richiedono una grande attenzione sul paziente malato, queste problematiche, la conflittualità esplode, si slatentizzano, quindi tutta una serie di emozioni negative, e molto spesso anche il figlio può arrivare a rinunciare a prendersi cura del proprio genitore. Quindi questo è molto importante, capire come, penso anche per il medico, a capire quelle che erano le relazioni familiari all'interno di quella famiglia prima della diagnosi di Alzheimer, perché molte volte non è detto che c'erano delle buone relazioni e questo influisce moltissimo. Infatti prima l'ho segnato anche preso un appunto rispetto a quanto diceva la dottoressa Sucapane, di quanto poi il malato
lato risente del riflesso delle emozioni del caregiver, quindi in una, come dicevo prima, un sistema di incubazione diventa la famiglia in cui le emozioni restano lì, non c'è libero sfogo, ed è per questo che oggi siamo qui, anche per dire che in realtà il nostro obiettivo è quello di provare a creare qualche cosa che possa supportare non solo il paziente, perché probabilmente per lui si fa molto, ma la famiglia, perché la famiglia è la seconda vittima di questa patologia. Quindi il dolore dei familiari è una malattia, del non riconoscimento, una malattia che incide sui ricordi, che incide sulla memoria, che incide sulla, su tutte quelle che sono le emozioni che si è condiviso con quella persona, e nelle fasi di crescita, nelle fasi evolutive, nei vari momenti di vita, e di colpo quella persona perde tutto questo, e con la sua perdita, quella perdita ha anche un'influenza sul nostro sistema emotivo, sulle nostre emozioni. A me piace spesso, soprattutto se la persona che era malata di questa patologia è defunto, mi piace molto invitare la persona ad andare al cimitero, scrivere una lettera per la persona defunta, e anche a volte leggerla, no? Se invece la persona è ancora viva, è bello poter, è bello poter, per la persona che sta facendo quell'atto, sta scrivendo quella lettera, potersi ascoltare, poterla condividere con quella persona sulla, insomma, al cimitero, sia anche viva o nel momento in cui quella persona non può però capire che è mio figlio che mi sta dicendo queste cose, è comunque un atto di grande liberazione, un atto molto potente in cui possiamo veramente dare voce alle nostre emozioni, può avere veramente una sorta di, insomma, può essere importante sul nostro benessere. E quindi l'Alzheimer appunto incide sui sentimenti, sulle ricorde, sui ricordi, sulle esperienze e le emozioni. Quindi le conseguenze affettive e psicologiche del familiare in questa, con questa lunga convivenza con questa malattia sono sicuramente tantissime. La famiglia si trova a vivere quello che è lo stesso ciclo che si vive per il lutto. Qua parliamo di living dead, quindi un morto vivente, perché in realtà quella persona piano piano, giorno dopo giorno muore, perché muore con lui tutta l'identità di quella persona, i ricordi, la memoria autobiografica di quella persona, e quindi piano piano si iniziano a ricalcare anche le emozioni, i sentimenti che si verificano nella fase del lutto. Quindi ci sarà una prima fase di negazione in cui i familiari dicono: non è possibile che è successo proprio a lui, non è vero, lo ascolto solo al telegiornale, lo ascolto, è successo alla mia amica, ma non a me. Invece purtroppo è così, quindi c'è una fase di negazione, una fase di collera, di rabbia e di impotenza, perché l'impotenza è quello che è una delle emozioni che più si trovano a vivere i familiari, per il senso quindi anche di colpa, di non sapere cosa fare, di non poter fare niente, di sentirsi in colpa, responsabili in un qualche modo. Una diagnosi. Per noi è una diagnosi, per voi per sopportare il tutto. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo, ci proviamo. Sì. Quindi dicevo appunto la fase di collera, la fase di impotenza, che sono quindi tutte le fasi che si attraversano in un normale lutto, appunto in un normale lutto. La percezione e la consapevolezza della morte e della relazione. Il malato però è ancora vivente, talvolta è anche fisicamente sano, ma la relazione cambia totalmente, la relazione è compromessa. Questo, come dicevo prima, ci può essere una conflittualità che esaspera la situazione, quindi di fronte a condotte bizzarre e aggressive che spesso il familiare interpreta come rivolte a se stesso, in realtà appunto è frutto di un disturbo. Ma quanto queste cose, è importante conoscerle, è importante saperle, perché se noi non sappiamo come funziona questa malattia, quali sono i sintomi, a quali cose io mi devo preparare, non posso accoglierle, non posso accettare che un atto ad esempio di aggressività non è rivolto a me, ma è frutto di quella patologia. E quindi qui arriviamo alle risorse, solo che a risorse, le risorse sono interne ed esterne, ognuno di noi ha risorse, anche la persona che pensa di aver fallito tutto nella propria vita, in realtà si lavora proprio sul cercare quelle che sono le risorse interne, in questo caso le risorse di adattabilità, di flessibilità, di tolleranza e di accessibilità a quel cambiamento, che possa appunto contare sul vissuto preesistente di una buona relazione con quella persona.
sicuramente appunto abbiamo visto che gli equilibri sono messi in discussione e si crea un caos che può essere appunto il precursore o di un rinnovamento, perché in questi casi, come dicevo prima, c'è un bivio. Ci possono essere delle conflittualità che si slatentizzano all'interno delle famiglie, oppure ci può essere il perdono di quel genitore, il vedere quel genitore per quello che è a quel momento, e quindi si possono anche avere degli esiti molto favorevoli. Ci sono delle famiglie che si ricostruiscono intorno ad una malattia così grave, che ritrovano quindi la bellezza del poter condividere questo dolore. E quindi le strategie familiari di adattamento attivo possono essere differenti. Ovviamente si può avere il tentativo di evitare quel problema, di eliminarlo, quindi viene delegato agli altri, si viene negato l'esistenza di quel problema, oppure l'assimilazione. Che cos'è l'assimilazione? Si può accettare di modificarsi, io accetto che c'è questa cosa, ma accettare non è solo essere consapevoli di quella malattia e del fatto che fa parte anche della mia vita. Accettare significa poter ricostruire sulla base di quello che c'è, perché il problema è oggettivo, c'è, ma io qualche cosa lo posso fare. E quindi appunto il caregiver è la seconda vittima di questa malattia, e se amiamo le persone di cui ci prendiamo cura, dobbiamo avere cura anche di noi stessi. Quindi diventa prioritario per il caregiver individuare come migliorare la gestione delle risorse personali. E mi avvio verso la conclusione aprendo una parentesi sul caregiver, che appunto abbiamo detto la persona che maggiormente si prende cura di questo malato di Alzheimer. Qui ho messo una vignetta, diciamo, simpatica con l'identikit del caregiver. Molto spesso sono delle donne, molto spesso queste persone che vengono elette come caregiver iniziano a fare una serie di rinunce, rinunce nell'ambito della vita personale, rinunce rispetto alla famiglia nucleare, quindi pensiamo un figlio, una figlia viene eletta come caregiver dal proprio genitore, inizia a togliere del tempo alla sua famiglia, quindi ai suoi figli, inizia a togliere del tempo ai suoi hobby, alle sue passioni, alla sua personalità, e piano piano col tempo, se questo percorso non viene supportato, percorso di cura della malattia non viene supportato in maniera adeguata, le ripercussioni sono importanti. Quindi appunto gli effetti della demenza sui caregiver sono psicologici, gli effetti sulla salute, è stato osservato che ci sono aumenti esponenziali nei caregiver di sindromi depressive, di sindromi ansiose, di problemi psicosomatici, quindi tutta una serie anche di degenerazioni a livello fisico proprio del caregiver, quindi è una seconda vittima della malattia non solo da un punto di vista emotivo ma anche da un punto di vista fisico, perché corpo e mente sono completamente interrelate, quindi gli effetti relazionali, c'è proprio un impoverimento delle relazioni sociali, io non ho il tempo per andare alla scuola di ballo che mi piace tanto e quindi non lo faccio oggi, non lo faccio domani, quelle amiche che io sentivo non posso sentirle più, quella pizza non la posso andare a mangiare perché c'è mia madre che ha bisogno, ha quella urgenza, quindi mano a mano, perpetrato nel tempo, viene sempre meno la relazionalità, la socialità, e questo porta anche a delle ripercussioni emotive e psicologiche sul caregiver. Gli effetti sulla vita lavorativa, si diceva prima, di moltissime persone che diminuiscono, iniziano a fare gli orari part-time o addirittura si licenziano dal luogo di lavoro. Insomma, ci sono delle ripercussioni in tutte le sfere della vita della persona, e quindi gli effetti poi sul rischio di istituzionalizzazione. Si arriva a un punto, perché se io non sono stato supportato adeguatamente nella gestione, nell'elaborazione di quelle emozioni così intense, io a un certo punto non ce la faccio più, butto la spugna e dico ok, vado a istituzionalizzare il mio familiare ammalato, e quella poi porta anche questo processo tutta una serie di emozioni forti negative, e anche qui i sensi di colpa tornano indietro come un forte boomerang. Ma dobbiamo capire che quel senso di colpa può essere, diciamo, non dico eliminato, ma può essere accolto ed elaborato e trasformato in una modalità diversa, se però io mi rendo conto prima di arrivare al culmine che forse ho bisogno di un aiuto. E quindi il caregiver appunto dimentica della propria vita, assume la vita del proprio caro come un vero e proprio lavoro a pieno tempo.
E quindi bisogna iniziare a essere osservatori di noi stessi, quindi capire se ci sono dei segnali che ci fanno capire che probabilmente c'è qualcosa che non va, segnali di malessere, di stanchezza, problematiche nel ritmo sonno-veglia, problematiche relative alla sfera dell'alimentazione. Quando ci accorgiamo che c'è un cambiamento radicale nella nostra persona, non ci riconosciamo più, probabilmente è il caso di rivolgersi ad un professionista, perché il rischio è quello di avere una sindrome proprio del caregiver. È stato studiato e questa sindrome si chiama il caregiver burden, è una specie di burnout, no? Si parla di burnout lavorativo, e questa è la stessa tipologia di problematica trasferita sul caregiver. Quindi il caregiver sperimenta uno stress, un affaticamento fino alla depersonalizzazione, al distacco emotivo. A un certo punto non riesce più a riconoscere le proprie emozioni, si distacca, il dolore è così forte che ci distacchiamo emotivamente da quella cosa, oppure c'è un ipercoinvolgimento emotivo, una totale fusione in cui quasi riesco a fatica a fare una differenziazione tra quella che è la mia identità e l'identità della persona a me cara e ammalata. Quindi c'è uno stato di esaurimento emotivo, fisico, morale, generato appunto da questo carico di stress eccessivo e a lungo termine. E in italiano burnout significa proprio bruciare, no? L'esaurimento emotivo in termini di veramente esasperazione di uno stress. Quindi su tre versanti possiamo avere questo caregiver burden, questo esaurimento del caregiver da un punto di vista oggettivo, quindi causato sulla impossibilità di sostenere tutte quelle che sono le attività reali da svolgere, quindi la gestione della cura, andare dal medico, fare la fila presso gli ambulatori, gestire i sintomi, gestire i farmaci, tutto quello che è appunto nella praticità. La parte soggettiva, quindi quello che è lo stress causato dal modo in cui la persona vive la situazione in cui si trova, quindi tutta la gestione di sentimenti di rabbia, di perdita, perché l'emozione è una cosa normale, provare anche le emozioni di tristezza e di dolore fanno parte della nostra indole, dell'essere umano, e sono anche biologicamente determinati. Ma il punto dov'è? Quando è che si parla non più di tristezza ma di depressione? Quando quell'emozione diventa cronica, quando quell'emozione non ha voce. Ecco, c'è anche la canzone che dice l'emozione non ha voce, però è proprio vero. Cioè, qual è l'obiettivo anche che io mi prefiggo come professionista? È dare la possibilità a queste persone non solo di esprimere queste emozioni, ma di elaborarle, di digerirle in una maniera che siano poi produttive, perché le emozioni, se lavorate bene, possono spingerci ad un'azione, quindi possono aiutare anche il caregiver a lavorare meglio per il proprio paziente, per il proprio familiare, ma anche per se stessi. E quindi infine la terza area è quella derivante, uno stress derivante dalla difficoltà di confrontarsi e di parlare con le reti istituzionali che dovrebbero occuparsi di questa situazione, quindi a volte anche la difficoltà a trovare il supporto adeguato. Quindi cosa possiamo fare per prevenire questo eccessivo stress da burnout? Avere consapevolezza, quindi sapere innanzitutto che esiste. Oggi siamo qui per darvi delle piccole informazioni, anche perché può aiutarci a sapere che c'è questa cosa. Quindi io spero, se qualcuno in sala è presente e si vive questa situazione come caregiver, che possa essersi sentito riconosciuto. Il mio obiettivo oggi era proprio quello, cioè sapere che c'è questa problematica. E perché se io so che esiste questo fenomeno, posso anche capire che forse qualcuno mi può aiutare per fronteggiarlo, quindi di cercare un supporto sociale, diamo agli altri la possibilità di aiutarci. Quindi a volte il caregiver ha un po', assume su di sé il potere della gestione completa della situazione, no? E quindi c'è la difficoltà anche a chiamare un aiuto esterno, una persona che possa assistere il malato ad esempio la notte, no? Perché come do io la medicina a mamma, non gliela dà nessuno, no? Possiamo trovare qualcuno che possa aiutarci, sicuramente una persona fidata, una persona che possa insomma trattare come noi vogliamo che venga trattato il nostro caro, però appoggiamoci al supporto sociale. Se abbiamo bisogno di una serata di svago, possiamo farlo senza sentirci in colpa. Quindi conoscere la malattia e la sua evoluzione, quindi in questo il rapporto con i medici, con le ASL, eccetera, e non annullarsi nella cura e mantenere uno spazio della propria vita e delle proprie passioni. Quindi, come dicevamo, il sostegno sociale è fondamentale per una sopravvivenza psichica.
Quindi tuttora, nonostante insomma le grandi evoluzioni che abbiamo fatto nel tempo, però la maggior parte del carico assistenziale comunque grava sulle famiglie, che si sentono completamente sole in questo problema. Quindi sicuramente quali sono i supporti per la famiglia, tutti questi che leggete, ma sicuramente ce ne saranno anche altri, quindi è importante che il familiare sappia che cosa può fare, quindi abbia delle linee guida, perché se io l'istituzione non gliele spiego, non dico a questa persona quali sono le linee guida, quali sono le cose pratiche che io posso fare, la persona non può essere aiutata, soprattutto se ci sono anche delle problematiche di tipo culturale, di tipo sociale. Dobbiamo aiutare queste persone. E quindi il supporto per la famiglia e per il caregiver sicuramente è un counseling informativo, quindi informare sulla malattia, su come può essere affrontata e gestita, e il supporto psicologico individuale e familiare. È utilissimo il supporto familiare, ossia che tu, proprio perché è una patologia che invalida tutto il sistema famiglia, rivolge insieme, tutti insieme, a un professionista che possa aiutare a elaborare queste emozioni. E infine anche il supporto psicologico di gruppo. Quindi le idee possono esserci tante, possono essere tante, e soprattutto attraverso i gruppi si può aiutare a trasmettere un sentimento di universalità, cioè posso capire che non sono sola, che ci sono altre persone che vivono le mie stesse identiche emozioni, posso sentirmi rispecchiato attraverso la mia storia nelle emozioni dell'altro. E adesso volevo chiudere con questa frase e leggere una piccola testimonianza che mi ha colpito molto, ho preso solo alcuni passi. Allora, da quel momento in cui il medico pronunciò la parola Alzheimer, la sua vita è diventata un doloroso prendersi cura, non solo dei suoi cari, ma anche del suo cuore. E parliamo di Anna, caregiver. Anna scrive: la mia è una storia di cui non conosco né l'inizio né la fine, ma di cui ho vissuto e vivo intensamente ogni giorno, con dolore, paura, rabbia, fatica, solitudine, curiosità e ostinazione. Facile perdersi in questo guazzabuglio di emozioni. Devo andare a fare un po' di spesa, disse il babbo mentre mettevo a posto quella che avevamo appena fatto. Il tempo si è dilatato in quel momento, che si è cristallizzato nella mia memoria. Non ricordo dove riposi le mele che avevo in mano, ma ricordo molto bene la sensazione di una distanza incommensurabile, anche se eravamo ad un metro. Non so dire con precisione quando quel processo abbia avuto inizio. 50 chilometri di distanza e la cocciutaggine di due anziani che mi hanno impedito di cogliere i primi segnali quotidiani. E mi sono trovata direttamente a decidere quanti scatoloni avrebbero occupato i ricordi della mia infanzia e della mia adolescenza, riempendoli ad una velocità molto superiore a quella delle mie emozioni, che mi soffocavano la gola. Questo è il momento più difficile, mi raccontavo, ma intanto stavo tatuando il mio cuore in maniera indelebile. Babbo era il motore di tutto, faceva la spesa, mandava avanti la casa, accudiva sua moglie. Ora non restava più nessuno, o meglio, restavo io, figlia unica di due genitori non autosufficienti, così li definisce la ASL. Ho cominciato a raccogliere la documentazione in due raccoglitori, blu per il babbo, verde per la mamma. Ed ho continuato raccogliendo i miei pezzi ad ogni peggioramento della malattia. Alzheimer, demenza mista, che differenza fa per un familiare? E in effetti, quando al mio arrivo mi scorgevo in fondo al corridoio, non faceva molta differenza che mamma fosse sulla sedia a rotelle e babbo in piedi che la spingeva. Cominciavo a sentire le urla appena si aprivano le porte dell'ascensore al primo piano della RSA. Passavo velocemente davanti alle camere da cui provenivano dando un'occhiata fugace alle persone nel letto con le sbarre. Allora non immaginavo neppure lontanamente che sarebbe stato il mio futuro. Tornare a Luna e sedermi in un banco mi ha fatta sentire accudita, ascoltata. Assistente di base, c'è scritto sull'attestato, ad oggi il mio attestato più importante. Dovevo solo studiare e organizzare i tempi. Dovevo solo combattere con i fantasmi del mio passato, guardare negli occhi persone che non mi riconoscevano più e che mi davano del lei, specchiarmi nelle loro paure. I libri li ho comprati, come mia abitudine, ma per la prima volta in vita mia era difficile aprirli. Dentro c'era quello che volevo sapere, ma che avevo paura di sapere, in una micidiale danza di emozioni contrastanti, che fanno parte della vita, come si sente dire. Sì, ma lì era proprio la mia vita, la nostra vita, sconvolta.
Come sono spiazzanti le emozioni che travolgono quando tutto questo, con la stessa imprevedibilità, viene a mancare. Le lacrime trattenute per anni scendono senza ritegno e dalla bocca esce quella parola diventata impronunciabile, babbo. Ciao babbo, non c'era l'esasperazione, ma c'era la persona, c'era il babbo anche dopo 6 anni e mezzo del mio caregiver a tempo pieno. Come brava lei, mi disse una volta un'infermiera nella corsia dell'ospedale. Grazie, mi chiamo Anna. Silenzio. Mi trito il cuore cercando di cogliere un'espressione diversa sul volto, un lampo negli occhi, un gesto del mio papà. Nulla. Il rumore metallico delle sbarre del letto interrompe il mio fantasticale. Fa male, come tutto dentro. Grazie, dottoressa Ferro. Allora, passiamo giusto all'ultimo tema, poi per passare al dibattito, che è pensare alle demenze in modo diverso, le terapie non farmacologiche, e vediamo un po' velocemente quelle che ci sono. Io avevo riportato, mi piacerebbe farvelo vedere anche se i tempi stiamo un po' stretti, però è carino questo cortometraggio che utilizzo molto i video perché mi piacciono, vediamo un po' se riusciamo a farlo partire. È un cortometraggio, parla ovviamente di un... lui è un malato di Alzheimer. Forse non si sente bene, vero? Non si sente nulla? No, non si sente niente. Purtroppo non si sente. Il tecnico che c'era qui è sparito, ecco. Ok, mi sa che dobbiamo lasciar stare. Vabbè, pazienza. Era carino comunque, andatelo a vedere se vi capita sul web, è come ogni giorno ed è simpatica questa relazione tra lui e la moglie, lui che ogni giorno praticamente porta sistematicamente il mazzo di fiori alla moglie e la moglie che regge il gioco e che ovviamente lui dice ma sai signora io la voglio conoscere, la voglio invitare a pranzo. La moglie si alza, prende il mazzo di fiori e dice andiamo a pranzo e poi sullo sfondo si trova ovviamente la foto di lui e lei che sono in realtà marito e moglie. Come ogni giorno, cioè gli atti ripetitivi che nell'Alzheimer, nella malattia di demenza, si compiono.
Come ogni giorno io passo però al tema, diciamo così, all'introduzione che avevo fatto, cioè che è quella di guardare, dopo tutto quello che abbiamo un po' affrontato, il bicchiere non mezzo vuoto, speriamo, ma forse mezzo pieno. Cioè parlare di tutto il buono, il positivo, tutto quello su cui si può ripartire per affrontare questa malattia. Il presupposto però qual è? Il presupposto fondamentale è che vengano abbattute le strategie di difesa. Quali sono le strategie di difesa? Quella di rinnegare la malattia, di pensare che no, di fatto mia moglie o mio marito ha avuto semplicemente una dimenticanza, vive una depressione, vive un momento di stanchezza. Non nascondere la malattia, una volta che l'abbiamo scoperta, non vergognarsi, far sì che la malattia venga affrontata apertamente, senza timori. Intervenire subito, come diceva Patrizia, se c'è una diagnosi precoce c'è tempo per intervenire, sia a livello farmacologico che non. Resistere alla paura, all'ansia e alla rabbia che sono connaturate con la scoperta di certe malattie. Perché proprio me, che sono stata un insegnante, un docente, una professoressa? Perché proprio mio marito? Perché proprio mia moglie? Ok, quindi non cedere a quelle emozioni che poi creano forti difese. Ascoltare, aprirsi all'ascolto attivo, ok, degli altri, dei medici, di chiunque, delle associazioni. Chiedere aiuto ai familiari, all'interno del nucleo familiare, senza doversi far carico, diciamo, eccessivo della problematica. E poi evitare l'isolamento, che è assolutamente abbastanza forte, no, in questo tipo di problematiche. Non tutto è perso. Perché guardare il bicchiere mezzo pieno? Perché di fatto non tutto è perso. Noi abbiamo detto anche all'inizio, cioè c'è una neuroplasticità del cervello. Qui ho riportato questa simpatica foto che riporta il cervello, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro. E vedete quanta roba fa il cervello. Secondo voi in una demenza, almeno all'inizio, si perde tutto? No. Quello che non si perde è il bicchiere mezzo pieno, sul quale possiamo lavorare per mantenere uno stato positivo e far allungare, perché comunque la demenza ha, diciamo, come lunghezza, cioè almeno in media 15 anni, quindi bisogna assolutamente intervenire subito per aumentare la qualità della vita del paziente. Vi riporto un caso clinico mio personale che ho seguito. Il paziente X di età 70 anni ha un risultato al mini mental di 15, con una diagnosi di Alzheimer con gravi disturbi del linguaggio. Stiamo parlando che ha un quadro abbastanza grave, no? Con un mini mental di 15. Il paziente, vi dico, che lo seguo, fa piena attività motoria, va in bici fino a 150 km. Nelle sedute di stimolazione cognitiva che segue da 3 anni, risponde: ha scoperto la malattia a 65 anni, 66. Nelle sedute di stimolazione cognitiva che segue da 3 anni, risponde bene agli esercizi di memoria semantica, di memoria procedurale. Oggi ha migliorato la performance anche sull'attenzione divisa, che per un Alzheimer con un mini mental di 15 è abbastanza raro. A questa persona ogni volta che vado in casa domiciliare chiedo di farmi il caffè alla macchinetta. Ovviamente è un piacere per me prendere il caffè con il paziente, ma in realtà è perché attraverso la pratica, l'osservazione che faccio di come poi ogni volta fa il caffè, devo dire che in 3 anni è rallentato, nel senso che 3 anni fa lo faceva velocemente, dopo 3 anni adesso pone attenzione
attenzione e lo vedo che sistema tutte le sue cose davanti e cerca di assemblarle. Quindi comunque è lento in quanto sta ponendo, utilizza l'attenzione per fare le stesse cose nella maniera più esatta. E devo dire che comunque è un paziente che è mantenuto, nonostante, ripeto, abbia un Alzheimer conclamato. Mantiene i suoi interessi, importante, va in chiesa tutti i giorni, va a comprare il pane per la moglie, ogni anno fa l'orto ed è ben presente alla realtà. Anche l'orto devo dire che lo fa in maniera un po' più lenta, forse si dimentica qualcosa, ma continua a farlo ed è efficace in tutto quello che fa. Ovviamente è un paziente che fa sempre sistematicamente le stesse cose, segue appunto anche questa stimolazione cognitiva, segue comunque un piano terapeutico e devo dire che comunque la qualità della vita è eccellente. Oltre alla neuroplasticità abbiamo però il cuore, perché mentre nella persona tra virgolette normale noi ci facciamo diciamo così gestire dal cervello, è il cervello che accompagna la razionalità le nostre azioni, il paziente con demenza o con Alzheimer è il cuore che lo porta, diciamo, porta dietro di sé il cervello, lo accompagna come nella foto. Cosa rimane? Infatti, per dire, rimane il cuore e quindi rimangono i sentimenti. In una persona demente i sentimenti sono forti. La motivazione, paradossalmente, si annoia. Spesso vediamo questi pazienti annoiati. Bisogna stimolarli, rimotivarli, perché c'è comunque la possibilità di farlo. L'empatia sentono quanto di fronte hanno qualcuno che li sta accogliendo in sé, lo sentono immediatamente. Il senso di bellezza, se mettiamo davanti a un quadro, paradossalmente si placa la persona che magari ha anche disturbi comportamentali, se è bello, se vede il mare, se vede il cielo, se vede il verde. La gratitudine la riconoscono, loro sono grati a chi si occupa di loro in questa maniera. La socievolezza, ancora hanno voglia di stare con gli altri, il desiderio di condivisione. Non capiscono le parole, ho riportato questa bellissima frase, ma i gesti e come vi comportate, quello lo capiranno sempre. Quindi non comprendono con il cervello, ma signori, secondo me, comprendono con il cuore. La terapia non farmacologica va a lavorare su questo. Pochi neuroni attivi, si lavora sulle abilità residue, quindi su quella famosa neuroplasticità. Si provano emozioni, evidentemente allora si può anche lavorare sui comportamenti. La terapia non farmacologica è tutto ciò che offre al paziente stimoli cognitivi e stimoli emotivi. Sono tecniche utili a rallentare il declino cognitivo e funzionale e controllare disturbi del comportamento e ad aumentare immancabilmente la qualità della vita del paziente e, come diceva la dottoressa Fierro, del sistema familiare. Ippocrate diceva, qua mi rivolgo ai medici, dopo la medicina c'è il tocco, il rimedio e la parola. Beh, forse la usiamo più noi la parola in questo caso. Alcune terapie quali sono? La dolce terapia, la musicoterapia, la terapia cognitiva, la terapia del treno, la terapia, ve l'elenco così un po' velocemente. La ROT therapy, ovviamente per un deficit cognitivo del paziente moderato o severo. La terapia dell'orientamento alla realtà lavora sull'orientamento nel tempo, che ore sono, in che anno siamo, in che stagione siamo, lavora nello spazio e lavora rispetto a se stessi,
quindi riportare, no, il paziente alla propria identità. C'è una rotta informale che si può fare in casa, secondo alcune strategie, e una rotta formale che la fa un professionista con una seduta di 45 minuti e che segue un determinato protocollo. Poi abbiamo la musicoterapia, e la musicoterapia qui non ho riportato deficit perché andrebbe bene anche per noi, va bene da noi fino a un deficit grave e severo di compromissione cognitiva. La musica coinvolge il corpo, la mente, le emozioni, e a seconda del tipo di musica possiamo energizzare, possiamo far socializzare il paziente o possiamo farlo rilassare a seconda delle note e del tipo di musica che andiamo ad utilizzare. Poi c'è una terapia abbastanza innovativa che è del treno. Viene proprio creato un treno, un vagone, un piccolo vagone, dove nel finestrino in realtà mettiamo uno schermo. E su questo schermo, a seconda se vogliamo proiettare il paziente al passato, utilizziamo foto, immagini, video del passato. Se vogliamo proiettarlo al futuro, possiamo creare una desiderabilità, una attività immaginativa e quindi proiettarlo al futuro. Tutto questo all'interno di un vagone in cui c'è il paziente con il terapeuta e aiuta, no? E in questo, con lo stimolo della foto del finestrino, si crea un colloquio, no? Una sorta di colloquio. Ovviamente anche questo per un deficit moderato lieve. Una terapia cognitiva, la terapia cognitiva, sempre deficit moderato lieve, ha lo scopo, e lo scopo è quello di stimolare le varie funzioni cerebrali, la memoria, il linguaggio, il calcolo, il ragionamento, l'astrazione e l'attenzione, attraverso esercizi a complessità crescente proposti in forma ovviamente ludica. E abbiamo poi infine, e vi ho portato qui la nostra bambolina, che un mio paziente la chiama Miriam. Ok, questa è una doll therapy, un empathy doll, che è la terapia, è la bambola dell'empatia. Questa bambola ha delle caratteristiche, ovviamente non tutte le bambole si possono utilizzare, ha morbidezza, ovviamente non è un oggetto che può avere qualche rischio, è calda, si riscalda subito, quindi è molto piacevole al contatto, no? Ha un set di abitini, perciò si possono anche cambiare, addirittura si possono anche cucire dei fiorellini sopra gli abitini. Insomma, ovviamente questa è un tipo di terapia che viene utilizzata. Abbiamo anche il maschietto, oltre che la bambina, a seconda di quello che gradisce poi il paziente. E questa bambola ovviamente è per un deficit grave, con disturbi del comportamento forti. Anche la bambola, ho avuto modo di utilizzarla in una famiglia in cui il paziente, il familiare, non voleva cambiarsi per andare a dormire. Disastro, angoscia. La moglie che chiamava, il marito che chiamava a raccolta tutti i figli perché doveva cambiarsi il signore. La signora doveva cambiare, aveva ovviamente aggressività, resistenza davanti alla porta, utilizzo di sedativi, di gocce per calmarlo, eccetera, eccetera, ne sappiamo sempre di più. Abbiamo provato con la doll therapy, con la terapia della bambola, e mettendo la bambola nella camera da letto e dicendo alla signora che la bambola doveva dormire, che la bambina doveva dormire e che doveva cambiarla e metterla a letto. Quindi la signora, dopo ovviamente un periodo di tempo, cominciava ad avere quasi il desiderio di entrare in camera per cambiare la bambina, e ovviamente da lì si arrivava a cambiare anche la signora e ovviamente a prepararla per la notte, per il letto, per dormire. Tutto questo da una situazione angosciosa, terrificante, brutale, in cui veramente c'era un burnout forte di tutti, si è passati ad una situazione in cui il nipotino chiedeva di andare alla casa della nonna perché in quel momento si divertiva insieme ai familiari a far entrare la nonna e a far cambiare la bambina. Ovviamente diventava un gioco della famiglia, acquistava tutto
un'area di ludica, ok, e di comfort anche dello stesso paziente, la stessa paziente. Tant'è che è riconosciuta questa bavola, ok, che non è proprio un giocattolo, è riconosciuta come un dispositivo medico del Ministero della Salute. Questa è una scheda, ovviamente non viene introdotta così, a caso, non bisogna, va introdotta in un certo modo. Va ovviamente compreso se il paziente l'accetta, se crea una relazione con la bambola, tutto questo va fatto secondo un modulo di osservazione. Se il paziente risponde in un certo modo, si fa un piano di introduzione dell'oggetto, della bambola, come piano ovviamente terapeutico sui disturbi comportamentali. Infatti, da studi clinici, la doll therapy, la terapia della bambola, ha un effetto di riduzione dello stress o di stress, della irritabilità, aggressività e della ristrutturazione del sé. Perché, come vi ho detto, non vi ho detto prima, però la bambola agisce su teorie psicologiche di base, che sono quelle di Bowlby, la teoria dell'attaccamento e dell'oggetto transizionale. Si utilizza anche coi bambini, insomma, la famosa coperta di Snoopy, ecco, per l'anziano con demenza diventa la coperta di Snoopy. E quindi è un oggetto che fa da ponte tra sé e la realtà esterna, che, come ha detto la dottoressa Sotapane, diventa tutta nebbiosa, no? Incompresa. E invece c'è un oggetto che entra nella sua sfera e viene compreso e crea affettività, stimola l'affettività. La terapia cognitiva invece rallenta il processo di decadimento cognitivo, va a rinforzare le abilità residue che abbiamo visto prima e la memoria procedurale. Invece la ROT therapy, che è la teoria dell'orientamento spazio-temporale, migliora l'orientamento spaziale e temporale e soprattutto la consapevolezza di sé nel qui ed ora, perché il paziente demente non ha una sensazione del qui ed ora, ha, come dicevamo, una memoria passata, ma bisogna riportarlo al presente, perché è una grande stimolazione cognitiva quella dello stare nel qui ed ora, nel presente. Ovviamente queste procedure, queste terapie non vengono così buttate a caso, ma devono essere in qualche modo inserite in un protocollo che prevede colloqui con il paziente, quindi il paziente e la famiglia, quindi per una condivisione e ristrutturazione del sé a fronte della malattia, se si agisce subito, somministrazione di test neuropsicologici pre e post intervento, pre-terapia e post-terapia, per vedere se c'è stato, no, un tipo di cambiamento sia nel comportamento che nelle abilità cognitive, e un inizio del periodo di trattamento, osservazione e valutazione con schede ad hoc come quelle che abbiamo visto prima, e poi un confronto dei risultati. Mediamente è un periodo di 3 mesi di valutazione, si fa, per vedere se di fatto quel tipo di terapia sta dando dei risultati, degli effetti. E poi ci sono le famose strategie relazionali, che sono validare. Quando il familiare gli dice cose dell'altro mondo, che non hanno né capo né coda, non hanno senso, in realtà non bisogna dire no, non è vero, non sto a casa, no, non è vero, contrastarlo, ma in realtà entrare nel suo modo di pensare, quasi a validarlo, no? Ascoltare, mettersi sempre nell'ottica di ascoltare il paziente, il familiare, ascoltarlo, non sentirlo, ma ascoltarlo nella vera forma dell'ascolto, no? Contenerlo. Tranquillizzarlo, perché, ripeto, vivendo questa confusione dove non comprende nulla, ha bisogno di essere tranquillizzato. Proteggerlo, un senso di protezione fa bene a tutti, ancor di più a una persona che soffre di demenza. Sorridere. Vedo famiglie a volte che veramente sono sempre tristi, buie, cupe. Sorride più il paziente
che il familiare, che ovviamente è in burnout totale su tutto quello che deve fare, non accetta la malattia, eccetera, eccetera. No, provare a sorridere, perché sorridendo a lui risponde bene e forse sorridiamo anche noi. La gentilezza fa bene a tutti, ancor di più a un soggetto che vive nella nebbia costantemente. E poi io ho riportato una cosa che sembra un po' buffa, ma è la realtà, lo posso anche, diciamo, dire come persona che ci lavora in questo campo: bisogna saper giocare, ritornare a saper giocare anche con il proprio familiare che ha 90 anni. Non è vergognoso, assolutamente no, ma dà tutte queste cose invece, perché crea comfort, crea tranquillità e, come diciamo, il cane che si morde la coda, non lo so, ritorna a voi, ritorna al familiare. Tutto ciò che si fa per il familiare che ha la patologia ritorna immancabilmente, in maniera potente e positiva, al familiare stesso, che forse comincia ad abbattere tutto quel burnout e quel distress che prova. Quali risultati? Nulla. Sicuramente lavoriamo sul benessere. Sicuramente lavoriamo sulla motivazione. La malattia non fa più paura. Più sappiamo, più conosciamo, più non ci fa più paura. Da passivi diventiamo soggetti attivi della malattia, qui cominciamo veramente a gestirla la malattia e non a viverla in maniera passiva. Si valorizza ogni momento della quotidianità, si ricreano nuove modalità per affrontare il quotidiano, si ricostruiscono nuove identità. Non bisogna pensare sempre al passato, a chi ero, a chi era mia madre, che faceva, eccetera, eccetera, ma si rivive il presente ricostruendolo da capo, e non è male, è positivo questo. E così facendo rallentiamo e forse, mi permetto di dire, annulliamo il suo incedere disastroso. Non aspettiamo che diventi disastroso. A qualsiasi età della vita, ogni essere umano ha il diritto di rilanciare i propri dadi. Con tutto quello che abbiamo detto, abbiamo messo tanta roba, carne al fuoco, speriamo che il bicchiere lo abbiamo un po' riempito. Ok, grazie. Adesso ovviamente invito i medici invece del territorio che lavorano proprio nel territorio su queste problematiche un po' a venire ed essere disponibili a domande che vogliamo ovviamente, che volete porre. Allora, la professoressa Simona Sacco, benvenuta. Dirigente del reparto di neurologia, giusto dottoressa? E abbiamo la dottoressa Cindy Teseo, che è, tra l'altro, è anche responsabile dell'ambulatorio Demenze, quindi importante. Poi la dottoressa geriatra Marilene Chiara. Prego, professoressa, venga qui. Maria Di Chiara. E il dottor Luciano Lippa, che è coordinatore, giusto? Presidente di qualche... No, perché ho sentito che mi spavento. È un'istituzione. Ecco, scientifica della SIMG. Ok, presidente della società scientifica della SIMG, giusto? Ok. Bene, allora, ovviamente qui siamo anche per fare un po' di dibattito, quindi qualsiasi domanda, bisogno, rivolgiamola ai medici, che sono ovviamente una bel pool di rappresentanza su questo campo della malattia, delle demenze e dell'Alzheimer. Grazie.
Grazie, e buon pomeriggio a tutti. E come prima cosa vorrei ringraziare Tina e Patrizia per aver organizzato questo evento. Tina l'ho conosciuta più recentemente, con Patrizia mi lega una collaborazione, un'amicizia che ormai va avanti da più di 20 anni, quindi vengo qui anche con un affetto particolare. E è un momento molto importante perché le occasioni di interazione e di condivisione con i malati, con i familiari, con chi si trova poi in prima linea a fronteggiare personalmente sulle proprie spalle sono davvero poche, forse dovrebbero essere di più, e quindi ho accolto veramente con grande piacere questa possibilità di confronto e di avvicinarci a voi. Io porto solo un saluto e una disponibilità dell'unità operativa che dirigo, che è l'unità operativa di neurologia di Soc Unit dell'ospedale di Avezzano, a rendersi disponibile, a farsi carico per quella che è la propria competenza e il proprio ruolo delle problematiche dell'Alzheimer. Qui storicamente se ne è occupata sempre la geriatria, la dottoressa Nechiara, che ha fatto un lavoro eccellente, da un'ottima rete sul territorio. Noi siamo arrivati da poco, siamo arrivati prima come unità ospedaliera di degenza per il recovery e adesso più recentemente, avendo nuove risorse e nuove disponibilità, stiamo aprendo le nostre competenze anche al territorio, e quindi da tempi, insomma relativamente recentemente, abbiamo aperto questo ambulatorio per i pazienti con disturbi cognitivi e demenza, che è un ambulatorio in cui i pazienti che sono inviati prettamente da medici di medicina generale che hanno sospetto di disturbo cognitivo possono accedere con una prenotazione semplice tramite il CUP, con un'impegnativa, e vengono valutati. C'è qui la dottoressa Siniteseo, che è la persona che si fa carico prevalentemente di questa tipologia di ambulatorio, la sostengo io, la sostiene tutto il reparto, e stiamo lavorando anche per avere un supporto di psicologi che si possano far carico di una valutazione cognitiva strutturata per i nostri pazienti. Cercheremo di inserirci, di integrarci con quello che già c'è, in modo da essere complementari, sinergici, e poter garantire anche un maggior numero di prestazioni, un maggior servizio ai nostri pazienti. E niente, quindi quello che offro è proprio la disponibilità della competenza dei neurologi dell'ospedale di Avezzano ad affrontare, per quanto è di loro competenza, queste patologie. Buonasera, mi ha già presentato la dottoressa, la professoressa Sacco. Intanto vi porto i saluti del professor Desideri, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci, e la dottoressa Rossella De Santis, che aveva un impegno urgente, quindi è dovuta andare via. Però mi ha pregato un pochino di illustrarvi un pochino cosa facciamo nel distretto. Allora, io volevo dirvi questo: è da 20 anni che mi occupo di malattie di Alzheimer. Abbiamo aperto con il progetto Cronos, che voi conoscete tutti, l'ambulatorio Alzheimer, prima a Pescina e poi dal 2010 ad Avezzano. Continuiamo ad operare sia a Pescina che ad Avezzano da 20 anni, e la mia impressione è questa: all'inizio, quando abbiamo aperto l'ambulatorio, col Ministero della Salute ha avviato il progetto Cronos, pensavamo fino allora si era occupato in modo così sporadico della malattia, non c'erano questi centri, e non ci aspettavamo effettivamente questa affluenza che diventa sempre più importante. L'altra cosa che io per esperienza ho notato, che è vero che la malattia ha un esordio man mano che si va avanti con l'età, e quindi abbiamo un picco anche al di sopra degli 85 anni, però vedo che nel nostro ambulatorio cominciano a venire sempre di più persone giovani, purtroppo. Ecco perché la prevenzione è importante, però noi abbiamo questa realtà. Prima i sessantenni, 65enni, 70enni li vedevamo poco, ora siamo di più. Quindi benvengono tutte le iniziative. Il progetto Cronos ha avuto il merito di avviare questi centri specialistici,
e quindi di creare per la prima volta un centro che si occupasse almeno della diagnosi di queste persone con demenza e di avviare soprattutto di seguirli con la terapia medica e con altri supporti che sono sempre un pochino carenti, dobbiamo essere sinceri. Quindi benvengono le iniziative delle psicologhe, della terapia riabilitativa accanto a quella accanto alla terapia medica, però il territorio, proprio perché negli ultimi decenni abbiamo assistito a questo incremento dell'età geriatrica, quindi siamo sempre, questo ha creato un problema di non autosufficienza legata all'età, legata alle patologie croniche, oltre che all'Alzheimer, anche di altre malattie importanti degenerative. E quindi proprio per questa esigenza il territorio si è fatto carico, diciamo che è quello più importante, perché si prende carico di queste persone. Abbiamo visto dal 2012 è nato il PUA, il centro di prima accoglienza, con i vari ambulatori. Il territorio quindi è un punto di riferimento perché riesce a collaborare con i vari ambulatori specialistici, quindi nel caso specifico con l'ambulatorio Alzheimer, cercando di creare sostegno alle famiglie e alle persone con questa malattia, quindi o di avviare l'ADI o di avviare a parte l'assistenza domiciliare, anche vari contatti con altre funzioni, con altri ambulatori specialistici e così via dicendo. È chiaro che le risorse economiche accanto a questa esigenza non solo non sono tante, ma sono anche venute a mancare, cioè sono sempre un pochino di meno, per cui però si fa tanto e si cerca di fare sempre di più. Che cosa aggiungere? Noi personalmente nel nostro territorio, quindi sul distretto, diciamo che da quando abbiamo aperto l'ambulatorio dal 2000 abbiamo visto circa 4.000 persone giungere alla nostra osservazione. Poi man mano è chiaro che molte persone si sono perse, sono decedute eccetera, adesso abbiamo nell'area massica più di 1.000 persone, che pazienti che seguiamo. Stiamo lavorando anche su un progetto di un centro diurno, in modo tale da dare quello che la dottoressa diceva è una cosa importantissima per alleviare le famiglie e dare più disponibilità di anche terapia alternativa a quella farmacologica. E poi le liste di attesa, il dottore ha preso un punto particolare, cioè è vero, le liste di attesa sono aumentate, questo è dovuto in parte all'affluenza delle persone, ma anche perché mentre prima nell'ambito della geriatria io personalmente facevo ambulatorio tutti i giorni, dalle 11 alle 2, alle 3, alle 4, poi quando ci siamo spostate ad Avezzano le esigenze del reparto sono aumentate e praticamente abbiamo dovuto ridurre come ore. Adesso però cerchiamo di venire incontro a questa situazione e di aumentare le ore, sia di geriatria, ma poi c'è appunto l'apertura dell'altro centro, quindi collaborando si può ottenere, venire incontro a queste esigenze e ridurre queste liste d'attesa. Va bene, è quello che ho dovuto dire. Niente. Buonasera a tutti, e innanzitutto vorrei ringraziare la dottoressa Tina e Patrizia Sucapane per questo incontro e credo che questa sera sia emerso chiaramente come per un'ottimale gestione delle demenze, dei declini cognitivi sia fondamentale una gestione multidisciplinare. Gestione multidisciplinare che non è mirata solamente al trattamento appunto del paziente affetto da demenza, ma anche alla gestione e al supporto delle problematiche che interessano il caregiver. Importante, abbiamo capito, è affrontare la malattia e non nasconderci dietro all'evidenza, all'evidenza di un declino delle funzioni cognitive, quindi affrontare il problema e cercare insieme una soluzione. Abbiamo visto che quindi le terapie non sono solamente di tipo farmacologico, ma sono fondamentali le terapie anche di tipo non farmacologiche. E quindi credo che sia fondamentale dalla nostra parte una
una collaborazione stretta con, appunto, con, tra medici, psicologi, ma anche il caregiver stesso dovrebbe porci delle domande e cercare insieme quindi delle risposte per gestire al meglio il paziente. E con l'apertura appunto del centro ad Avezzano, all'ospedale di Avezzano, cercheremo appunto di migliorare la gestione di questi pazienti e ci prepariamo ad una collaborazione, spero, con gli altri centri che già appunto aperti e già presenti sul territorio da molti anni, per cui siamo a disposizione per i pazienti. Grazie.